Stasera i ragazzi della terza A, con la coordinazione della professoressa Curcio, hanno deciso di mettere in scena alcuni degli sketch più importanti del musical in lingua inglese Grease, che racconta dell'amore tra Sandy e Danny, che vengono aiutati dai loro gruppi di amici, le Pink Ladies e i T-Birds. Le canzoni che presentano stasera sono Summer Nights, You Are the One That I Want e We Go Together, con l'intermezzo di una scena proiettata e la conversazione in lingua inglese di due amiche, Amy e Ivy. Per permettere la piena comprensione del contesto, le conversazioni di Amy e Ivy saranno accompagnate da cartelloni che riportano la traduzione in italiano. Si raccomanda il massimo silenzio e di mettere il telefono in modalità silenziosa. Grazie e buona visione. I'm bored. What about watching TV? Okay, which movie would you like to watch? It's been ages I don't hear about Grease. Grease? I've never heard about that. Are you joking? Actually, I'm not. Come on, Sandy, Danny. Oh, you mean the handsome guy? Yeah, so handsome. Anyway, do you want to hear about the plot? Yeah, I don't remember it very well, but no spoiler. Okay, I'll try. So, Sandy and Danny spent the summer together, and in the autumn they attend the same school. We don't know it! Exactly. So, here's what happens. Do I look okay, Frenchie? Sure, come on. Let me introduce them again. Hey, girls. This is Sandy Otto. That's Jen and Marty. This is Rito. Hi, and we are the Pink Ladies. She moved here from Australia. Come on, sit down. Oh, really? How are things, Hunter? Oh, fine. Thanks. Hey, ain't Danny over there? Hey, Danny. How are you doing? Hey, you guys. Come to see ya. Have you seen anyone there over there? No, so, just the same old chicks. So, what did you do on summer then? Well, I spent a lot of time down at the beach. Have you seen any chick? No. Come on, let's go. Where did you do summer then, dear? Well, I spent a lot of time at the beach. I met a boy there. He was short or special. Are you kidding? There can't be such a thing. Oh, you guys. You wanna know what happened? Yes! Come on, come on, come on. Thank you.
at this moment, Rizzo understands that Sandy is talking about Danny, and she tries to make them talk. Yes, but Danny's rude. Yeah, I know, was a bad person. Moving on. They organize a car race, and they prepare. Oh, you guys! Wow, look at this! What's up, Danny? What's up with you? What do you mean? I look cool, right? Yes. Sandy? Tell me that. Stop. Thank you.
la dottoressa Pamela. Buonasera a tutti, resto proprio colpita dalla bravura di questi ragazzi. Naturalmente questo è un piccolo saggio di quello che vi hanno preparato questi ragazzi, perché siamo partiti col musical, è vero ragazzi, proprio per dare un momento di accoglienza, con allegria di questi genitori, dell'utenza che è interessata a conoscere le attività che si svolgono al liceo Geraci di Cittanova, al liceo classico. Quindi hanno dato un breve saggio della loro bravura e quindi hanno accolto l'utenza e il pubblico con un po' di allegria, anche dimostrando la bravura nell'inglese. Complimenti alla professoressa d'inglese. Abbiamo il nuovo presidente che è del consiglio d'istituto, il neoeletto, che è il avvocato. E il sindaco, voglio salutarlo, lo invito pure ad esprimere anche lui un saluto, ecco, se è qua con noi, benissimo. Ci avvicineremo poi di là a vedere la tragedia, mi diceva la professoressa, e poi tantissimi laboratori, quindi tante sorprese, tanti giochi per intrattenere anche i giovani ospiti. Benissimo, complimenti ragazzi. Grazie. Abbiamo cominciato come il liceo classico non è solo le prime, tra l'altro sono in mentre. E dicevo, la dimostrazione che il liceo classico non si è solo latino e greco, ma si è anche tante attività. Tra l'altro quest'anno i ragazzi anche in orario pomeridiano hanno svolto tantissime attività aggiuntive, attività musicali, attività laboratorio teatrale, attività di educazione fisica e motoria, oltre che le discipline, quale l'inglese e quant'altro. Benissimo, e ci avventureremo in altri progetti che stiamo preparando, per cui tutto l'anno sarà caratterizzato da tantissime attività aggiuntive, quale per esempio anche un corso di spagnolo abbastanza di 60 ore, per cui oltre alla lingua inglese i ragazzi si avventureranno anche in una seconda lingua comunitaria di cui oggi non si può prescindere. Benissimo, detto questo vi ringrazio, vi saluto, vi invito a visitare tutte le altre sale dove sono state allestite le aule, dove sono allestiti i vari laboratori, vero professoressa? Benissimo, complimenti ai ragazzi, di nuovo complimenti ai professori. Thank you.